sindaco oggi insieme ai suoi ragazzi ha partecipato alle missioni di James Fox. Un commento sull'esperienza di oggi e metodologia utilizzata. Ah, sicuramente è una bellissima esperienza, i ragazzi partecipano tantissimo, la metodologia è sicuramente il punto forte di James Fox, ecco, riuscire a far partecipare i ragazzi con sistemi multimediali, interessandoli in argomentazioni così particolari è sicuramente un pregio e un plauso che va fatto appunto a James Fox. James Fox è convinto che i bambini sono i migliori insegnanti per i propri genitori e per gli adulti. Lei cosa ne pensa? Assolutamente sì, d'accordo, d'accordissimo. I bambini con la loro genuinità ci fanno riflettere spesso che quello che per noi diventa normale invece spesso sono proprio le cose che noi stessi cerchiamo di insegnare a loro ragazzi dicendogli che non si possono fare, solo che poi noi presi dalla quotidianità di quella che è la vita magari li dimentichiamo o li mettiamo da parte perché pensiamo che siano superflui. La finale regionale delle Olimpiadi della Sicurezza si avvicina. La qualificazione dei suoi ragazzi dipenderà moltissimo anche dal suo supporto e dalla sua partecipazione. Come pensa di sostenerli e supportarli nella loro corsa verso la finale? Beh, già abbiamo l'esperienza dell'anno scorso, Ceccano si è dimostrata molto presente sia come amministrazione comunale, ringrazio apertamente James Fox ma anche l'assessore alla pubblica istruzione, il professor Mario Sodani, insieme a tutto il suo entourage che ci hanno assolutamente fatto vedere quello che di buono si poteva fare e quindi assolutamente l'amministrazione sarà vicina, il sindaco sarà vicino, parteciperà e i ragazzi di questo ne traggono spirito e anche stimolo. Quest'anno James Fox è di nuovo a Ceccano grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, grazie al Comune che ha creduto nel metodo e nello spirito di James Fox, dando continuità all'annualità. Siamo assolutamente soddisfatti e speriamo di partecipare in futuro ai prossimi progetti e di essere altrettanto, non dico bravi, ma fortunati nel riuscire a portare a casa dei risultati per la città e soprattutto appunto per i ragazzi e per il loro futuro. Ci fa un saluto a tutta la squadra e a James Fox naturalmente. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi, quindi alle scuole di Ceccano e un grandissimo saluto appunto e un in bocca al lupo a James Fox.